Buongiorno a tutti. In occasione di questo incontro desideravo illustrarvi il funzionamento del programma Tremori nella sua versione 10. Questa è la nuova interfaccia. Faremo un esempietto molto semplice partendo da un DXF di base e vedremo le funzionalità, le nuove funzionalità del programma Tremori abbinate all'utilizzo per la vera e propria costruzione di un modello di calcolo. Primissima fase, chiaramente quella di procedere attraverso l'importazione di un file DXF. Lo andiamo a selezionare dal nostro disco e lo andiamo a importare e posizionare un punto a piacimento. Chiaramente possiamo zoomare, ingrandire, posizionarci in modo più comodo a poter lavorare sul modello in esame. Possiamo procedere direttamente con l'inserimento delle pareti sfruttando gli snap alla grafica. Quindi andando ad agganciarci direttamente agli oggetti strutturali e andando a confermare un inserimento col tasto destro. Vediamo già evidenziati in marrone le pareti che sono state tracciate partendo dalla base DXF del disegno che avevamo preparato. Per inserire ulteriori sottopareti basta semplicemente ricominciare con il comando, andare a rilucidare il perimetro e, come visto in precedenza, tasto destro per chiudere il comando. Durante una fase di rilucidatura di un disegno DXF, cosa sicuramente molto comune, l'errore di un clic sbagliato per uno snap non corretto o la fretta di input può molto spesso generare questo tipico errore di imputazione. Non è un grosso problema perché se zoomiamo un po' con il nuovo comando di stira, possiamo andare a selezionare un nodo, andarlo a spostare, andarlo a riposizionare in un punto a piacimento. Così avremo con semplicità corretto il modello che abbiamo appena realizzato. Gli altri comandi che vediamo qua sono comunque tutti quanti comandi di editing del tracciamento delle pareti, quindi l'inserimento della parete, l'elimina parete, comandi di estendi e taglia delle pareti inserite, un comando di rettifica, un comando di raccorda e lo spostanodo che abbiamo appena visto. Passando poi all'ambiente struttura, è possibile andare ad assegnare le caratteristiche degli oggetti strutturali di riferimento. Questa è la nuova barra dei comandi di questo ambiente. Il primo pulsante è quello per la definizione delle caratteristiche meccaniche dei materiali. Troviamo il materiale muratura, un po' di calcestruzzi, un po' di acciai di armature, un po' di acciai strutturali, tipologie lignee e fibre rinforzati. In ciascuna delle famiglie acciai, calcestruzzi, legno, muratura, è sempre possibile andare a editare il materiale già presente e andare a inserirne di nuovi. Ad esempio, per la muratura, che è poi l'elemento principale del software, è possibile ad esempio andare a definire nuovi. Vediamo una procedura classica. Prevede di selezionare ad esempio un nuovo materiale, scegliamo parametri muratura con riferimento alle linee guida riportate all'interno della circolare, una tabella che, data un'ipotetica analisi visiva che ci permette di catalogare la tipologia muraria in una certa famiglia, scegliamo ad esempio una muratura in pietra, e in base alle prove sperimentali condotte, quindi il livello di conoscenza limitato, esteso piuttosto che esaustivo, procede automaticamente in base a queste indicazioni normative al calcolo delle caratteristiche meccaniche del materiale corrispondente. Possiamo scegliere poi un colore, trattandosi di pietra, scegliamo ad esempio grigio e andiamo a scegliere una texture per la vista 3D, tipicamente più simile alla pietra. Andiamo a dare un nome, ad esempio lo chiamiamo pietra e lo salviamo. Confermiamo poi su OK. Andiamo ora a vedere l'assegnazione delle caratteristiche degli oggetti strutturali. Questo comando è quello per assegnare attributi ai segmenti di parete, quindi si può selezionare e andiamo a evidenziare tutta l'area di interesse, come sto facendo io in questo momento. Tasto destro per confermare la selezione.
In questo caso ho deciso di selezionare l'intera pianta per brevità, deciderò di fare tutti i muri con le stesse identiche caratteristiche. Chiaramente una selezione parziale del mio modello avrebbe permesso di individuare caratteristiche differenti e distinte a seconda dell'elemento che è selezionato al momento. Anche un secondo tempo post inserimento è comunque sempre possibile andare a modificare una singola caparete, cambiandone le proprietà sia meccaniche che geometriche. Una breve carrellata su questa finestra ci permette di mostrare subito le varie tipologie, quindi un pannello murario definito con le sue geometrie di spessore, altezza e quant'altro, la tipologia del materiale, la presenza di eventuali rinforzi, quello ad esempio la muratura armata, caratteristiche differenti e distinte del sopra e del sottofinestra in spessore e materiale. Un elemento murario di questo tipo può ovviamente essere accoppiato ad altri elementi che non fanno nient'altro che rinforzare le caratteristiche, le prestazioni base del materiale appena visto. Ad esempio, andando a definire un pannello murario più cordolo in cemento armato, in questo caso si può vedere con molta semplicità come la presenza di una trave in cemento armato inserita in una posizione superiore alla sommità del nostro pannello murario non vada a realizzare nient'altro che una condizione di cordolo sovrastante la nostra muratura. Richiederemo quindi, oltre alle caratteristiche della muratura stessa, anche le caratteristiche geometrico-meccaniche dell'elemento travice A con funzione di cordolo disposto nel nostro pannello. L'alternativa a un cordolo in cemento armato è quello di un cordolo in acciaio oppure legno, che sarà anch'esso una trave, un elemento di tipo trave, che può essere realizzato in legno piuttosto che acciaio. A seconda della tipologia di materiale, legno o acciaio, è possibile con semplicità andare a selezionarne ad esempio le dimensioni. Se si tratta di legno, calcolerà automaticamente le caratteristiche meccaniche, area, inerzia e modulo di resistenza. Qualora il materiale in esame sia un elemento in acciaio, sarà disponibile il richiamo a un profilario metallico con la possibilità di scegliere il tipo di profilo e quanti profili accoppiati sono presenti in quella sezione. Oltre all'inserimento di un cordolo in cemento armato piuttosto che acciaio o legno come elemento di rinforzo, nella stessa posizione, o meglio in sostituzione dello stesso cordolo, può essere pensato l'inserimento di una catena, quindi la catena disposta sull'asse superiore della nostra muratura, dotata chiaramente di diametro e un tiro base da inserire sulla catena stessa, un tiro di posa. È un ottimo rinforzo per gli elementi murari presenti, che purtroppo non possono essere dotati di cordolature. In alternativa all'inserimento di un elemento murario accoppiato con un'altra di queste tipologie, esiste la possibilità di andare a definire dei set in cemento armato, che non hanno nulla a che fare con la nostra muratura, però esistono per realizzare ad esempio dei vani scale, dei vani ascensori, delle travi in cemento armato da solo, o meglio collegate al resto della struttura su pilastri appoggianti su muri e quant'altro, travi in acciaio legno o catene. Nel caso dell'esempio in esame scegliamo di mettere ad esempio un pannello più cordolo, quindi andiamo a definire lo spessore del pannello murario, il diametro della catena e un tiro di posa. Confermiamo su OK. Vediamo subito che il colore dell'asse delle pareti è cambiato da quel marrone, è diventato questo colore verde che indica l'assegnazione della caratteristica meccanica all'elemento che siamo andati a esaminare. Dopo aver definito i muri, possiamo andare a inserire le aperture. Quindi il comando apertura sarà definito con questo apposito comando che viene richiamato. Una volta richiamato possiamo semplicemente andare a cliccare su OK, date le dimensioni dell'apertura, agire
direttamente sull'area grafica, andandoci a spostare con molta semplicità per poter inserire le varie aperture nei punti di interesse. Notiamo che l'inserimento è agevolato dalla presenza degli snap alla grafica che agiscono a seconda del punto in cui mi vado a posizionare. La gestione degli snap avviene in modalità totalmente parametrica. L'attivazione o lo spegnimento di alcuni di questi snap viene fatto con la pulsantiera in basso a destra. A seconda della condizione in cui mi trovo, posso decidere di attivarne alcuni o spegnere altri, oppure tenere sempre tutto attivo, a seconda di quello che mi fa più comodo. Posso tranquillamente spostarmi in area grafica e continuare a snappare a punto singolo, quindi mettendo l'asse d'apertura e dandoci la dimensione. Molto spesso però o non ricordiamo le dimensioni o ci siamo dimenticati di quotarle direttamente sul file di disegno. Ipotizziamo ad esempio, visivamente si nota come questa apertura ha un'estensione più significativa rispetto alle altre. Può essere sicuramente molto comodo fare un inserimento per due punti. L'inserimento per due punti prevede che io mi sposto in area grafica, clicco un punto che rappresenta l'inizio e un punto che rappresenta la fine. Così facendo non è stato assolutamente necessario inserirne la dimensione, posso addirittura andarla a leggere a posteriori direttamente dalla nostra finestra e non preoccuparmi assolutamente della dimensione dell'apertura che siamo andati a esaminare. Ritorno nell'inserimento a punto singolo e mi preparo a inserire le aperture, che sono ora delle porte, quindi cambio la dimensione del porto in altezza porte, ad esempio. Andiamo a metterci le dimensioni corrette, mi risposto in area grafica e ricomincio a cliccare e inserisco tre porte interne e una porta esterna. A questo punto, con un tasto destro del mouse si chiude l'inserimento delle varie aperture e un primo modello, una prima bozza di modello è già stata predefinita. Con il pulsante vista 3D lo si può richiamare e si può andare a vedere la rappresentazione sonometrica del nostro modello. Ecco, questo è il nostro modello realizzato in modo molto semplice. I colori sono quelli di default per la muratura, ma sono comunque tutti quanti parametrizzabili senza grossi problemi e possiamo andare a individuare, ad esempio, l'asse della muratura che si vede direttamente in questo visuale senza grossi problemi e questo colore blu rappresenta l'elemento acciaio individuato dalla catena. Chiudiamo la vista 3D e ci prepariamo ora ad andare a inserire i solai. L'inserimento del solaio può essere fatto con il comando solaio. Lo si richiama, dalla tendina si può scegliere o definizione utente o impalcato rigido oppure una delle svariate tipologie già presenti nella libreria. Le diverse tipologie che possiamo vedere sono riportate all'interno di questa lista, le possiamo scorrere brevemente. Per ciascuna di queste tipologie si può anche scegliere il livello di ammorsamento dei vari elementi che la compongono. Ad esempio, questi travetti sono ben collegati alla muratura, allora attivo questa spunta e indicherà essenzialmente che esiste una sorta di chiave di collegamento che tiene il travetto collegato alla muratura perimetrale, in modo da evitare che sfilando si possa cadere, quindi in tal caso non darebbe il suo contributo ai fini di ripartire le azioni sismiche. Quindi a seconda dell'efficienza della collaborazione dei vari elementi che costituiscono l'orizzontamento, è possibile andare a selezionare le varie voci andandole ad attivare e indicando se sono presenti oppure no all'interno della tipologia di solaio che stiamo inserendo in questo momento. Tutto questo è utile e fondamentale perché permette al programma di calcolare le caratteristiche meccaniche di un elemento membrana equivalente a che cosa? Al solaio reale, è una membrana, quindi un elemento di calcolo, secondo la classica teoria degli elementi finiti, che verrà messo all'interno del modello di calcolo e utilizzato ai fini di andare a stimare l'effettiva rigidezza del solaio stesso, col comportamento bidirezionale, distinto a seconda della direzione dell'unitura. A
andiamo a ipotizzare ad esempio anche il più classico laterocemento e andiamo a metterne le dimensioni, quindi la base del travetto, lo spessore del solaio, il passo dei travetti, lo spessore della soletta e un modulo elastico di un calcestruzzo qualsiasi. Vediamo qua che vengono prodotte automaticamente le caratteristiche meccaniche del solaio che abbiamo imputato. Confermiamo su OK e possiamo andare in grafica, ad esempio, inserire un primo campo di solaio che ipotizziamo agisca su quest'area. Diamo la direzione d'orditura, ad esempio, perpendicolare a questa parete. Andiamo a definire i carichi permanenti strutturali, portati accidentali, coefficienti moltiplicativi e quant'altro. Confermiamo su OK e abbiamo qui già inserito il nostro solaio. Ho inserito appositamente un solaio più grande di un singolo campo per mettere in luce che non è fondamentale inserire tanti campi di solaio, quanti sono i vani del nostro edificio, ma volendo, se uno desidera, può inserire un unico campo che copre un'area maggiore e sarà automaticamente il programma a spezzare la luce in tanti sottocampi in base alle varie stanze e ai vari punti d'appoggio che il solaio andrà a individuare. Quindi, ad esempio, in questa ulteriore area io potrei decidere di andare a inserire, richiamare il comando solaio, inserire un ulteriore solaio qua. Ma se il solaio ha le stesse caratteristiche geometrico-meccaniche, ha la stessa direzione d'orditura del solaio appena inserito, questo non è così utile. Potevo inserirne uno nuovo, oppure posso usare la nuova funzione della versione 10 del programma Tremor che permette di selezionare il solaio, oltre che modificarlo in termini di caratteristiche, anche come vertici della poligonale che lo va a costituire. Quindi posso prendere queste maniglie, andarle a trascinare e dare di conseguenza una nuova disposizione dei vertici del nostro solaio con molta semplicità. Quando mi preparo a inserire un ulteriore campo di solaio, il programma ha anche memoria dell'ultimo inserito, quindi confermiamo su OK se non voglio cambiare la tipologia, indichiamo il perimetro che desidero, su cui desidero definire l'orditura e diamo ad esempio la direzione d'orditura di nuovo perpendicolare a questo lato, ridefinisco correttamente il nuovo valore di carico e vado a confermare. A questo punto, ad esempio, posso accorgermi di aver fatto un input non corretto, perché la mia intenzione originaria non era quella di dare la medesima direzione d'orditura dell'altro solaio, se non l'avrei fatto magari come unico, ma era di dare la direzione d'orditura del solaio perpendicolare a questa parete, quindi opposta a quella del solaio precedentemente inserito. Le opzioni possono essere o cancello il solaio e lo reinserisco, oppure sicuramente molto più comodo andare a selezionare il solaio e dire orditura per ridare l'orditura e dire ad esempio che stavolta è parallela alla parete che ho cliccato. Così con molta rapidità e semplicità può essere ridefinito un nuovo solaio con la nuova orditura. Allora, abbiamo così terminato l'input dei nostri orientamenti. Una cosa che è sicuramente molto importante ricordare è che tutti quanti gli oggetti strutturali inseriti, siano essi solai, aperture, murature, quant'altro, semplicemente posizionandoci sopra l'entità possiamo selezionare col tasto destro l'entità stessa e andare a apportare delle modifiche, elimina la modifica della dimensione dell'orditura o quant'altro. Anche sulla stessa apertura ci sono comandi quali sono elimina classico, il modifica, lo sposta per andare a posizionare un'apertura già inserita, traslata in un altro punto. Può succedere, però ogni tanto lavorando in fretta, involontariamente, di andare a cancellare l'inserimento dell'apertura precedentemente definita. È possibile utilizzare chiaramente il comando annulla per tornare indietro di un passo e ridefinire, riavere direttamente l'apertura all'interno dell'ambiente grafico. A questo punto andiamo a vedere il risultato direttamente nella vista 3D. Questo sarà il nostro risultato. Si può agire direttamente su queste maniglie in modo da
sulla trasparenza dell'orizzontamento in modo da poter vedere direttamente all'interno della struttura e accorgerci allo stesso tempo della presenza del sole che abbiamo appena definito. Ipotizziamo che questo primo piano tipo sia terminato. Andiamo ora all'interno della gestione dei livelli e ci prepariamo a inserire un nuovo livello. Possiamo premere nuovo, reimportare un nuovo DXF e agire sul DXF stesso per ridefinire una nuova struttura. Oppure possiamo con molta semplicità fare un duplicato del primo piano appena inserito e creandone così un secondo e attiviamoci sul secondo livello in modo da vedere esclusivamente il secondo livello. Nella vista 3D, quello che otterremo in questo momento sarà una cosa di questo tipo. Quindi un duplicato regolare. Duplicato regolare non vuole affatto dire impedirne le modifiche, anzi, siamo attivi sul secondo livello con molta semplicità. Selezioniamo il solaio, diamo elimina il solaio, cancelliamo la nostra apertura e inserendo dei nodi in questi punti andiamo a spezzare la continuità di queste pareti verticali. E possiamo con molta semplicità andare a selezionare e andare a dire che non sono definite per il secondo livello. Ritornano immediatamente di quel colore marrone che indica la mancata vestizione dell'oggetto strutturale corrispondente. Quindi a questo punto il risultato nella vista 3D sarà una cosa molto semplice, tipo questa. Il passaggio successivo sarà indubbiamente andare a inserire un elemento di copertura sopra a questa pianta. Al secondo livello non avremo più questa porzione, quindi si tratterà di coprire con un tetto direttamente questa zona. Per semplicità andiamo a definire un tetto molto banale, un due falde, in cui individueremo questa e quest'altra come linea di gronda e al centro andremo a disporre un colmo. Queste operazioni vengono eseguite all'interno dell'ambiente tetto. Premiamo e automaticamente si attiva questo ambiente sostituendo la barra dei comandi, in cui stavolta vediamo tutto marrone perché nel tetto non sono ancora state definite le caratteristiche dei vari oggetti strutturali. Quindi, indubbiamente, una delle prime cose che il progettista andrà a fare sarà quella di andare a selezionare le caratteristiche di questi elementi, andando a definire le proprietà meccaniche, ad esempio lo spessore, diamo solamente un pannello murario. A questo punto si tratterà di inserire un elemento di trave di colmo. Se abbiamo un DXF possiamo di nuovo rimportarlo e andarlo a riuscirlo. Se non lo possediamo, vogliamo metterlo al centro, usiamo il snap alla grafica, quindi usiamo il comando profilo tetto, agganciamoci direttamente agli oggetti e andiamo a definire l'allineamento profilo che diventerà l'elemento trave di colmo con la definizione dell'assegnazione delle caratteristiche degli oggetti strutturali. Selezioniamo questo allineamento, andiamo a decidere che ad esempio è una trave in legno e andiamo ad assegnarne le dimensioni. Scegliendo base altezza, automaticamente il programma calcola le caratteristiche di area, inerzia e modulo di resistenza. Confermiamo su OK. Ora, abbiamo definito, tranne le falde chiaramente, tutti gli elementi principali, portanti della struttura di copertura, però non ne abbiamo dato il loro posizionamento come quota altimetrica. Il loro posizionamento altimetrico verrà fatto dandoci la loro quota, o meglio, la quota dei nodi. Quindi ricordiamo che questa è la nostra ronda assieme a questa e questo è il nostro colmo. Quindi usiamo il comando quota, andiamo a selezionare la quota di questi punti. Il programma ci presenta come default, come promemoria, come aiuto, la quota sommitale al livello a cui stiamo inserendo il tetto. Quindi abbiamo fatto due piani di 3 metri, ci troviamo una partenza, una quota di base di 6 metri. Di conseguenza, se io decido di fare ancora un metodo di muratura che procede in elevazione oltre la quota del solaio, basterà semplicemente dare come quota 700. Premo il pulsante di assegnazione delle quote, scelgo
i punti con la selezione finestra che desidero quotare. I punti quotati si illuminano, come si può immediatamente vedere nell'area grafica, in rosso per indicare che assumono un valore di quota. Andiamo poi a dare l'elevazione del colmo, quindi diamo ad esempio l'altezza della quota di colmo e col pulsante di quotatura andiamo a quotare questo allineamento. Quando abbiamo finito possiamo tranquillamente uscire. In qualsiasi momento possiamo andare a controllare cosa abbiamo fatto, perché basta posizionarci su un nodo e ci verrà detta il valore della quota che abbiamo assegnato col nodo. Quindi posizionandoci sul colmo potremo anche vedere gli 8 metri e mezzo della quota del colmo che siamo andati a definire. Il passaggio successivo sarà indubbiamente l'inserimento della falda. Le falde sono nient'altro che un tipo di orizzontamento, quindi troveremo le stesse identiche famiglie presenti per i solai definiti nell'ambiente struttura, come lo stesso identico comando definizione utente per andare ad assegnare le caratteristiche degli oggetti, piuttosto che l'ipotesi di impalcato rigido. Quindi confermiamo su OK e possiamo andare a rilucidare il perimetro e diamo anche qua la direzione d'auditura. Settiamo chiaramente i carichi, lunghezza d'appoggio e coefficienti moltiplicativi. Confermiamo su OK. Richiamiamo il comando e andiamo a inserire l'altro elemento di falda. Confermiamo su OK e abbiamo inserito l'ulteriore falda. Per uscire dal tetto basta ripremere il pulsante che risulta rappresentato già premuto al momento in quanto siamo all'interno dell'ambiente tetto, lo ripremiamo per uscire e tornare rapidamente nell'ambiente struttura. Premiamo vista 3D. Vediamo quindi il nostro risultato nella vista sonometrica. Anche qui si può agire distintamente nella vista sonometrica attraverso gli effetti di trasparenza delle falde separate da quelle dei solai, chiaramente, piuttosto che una vista in modalità rendering. La navigazione all'interno è chiaramente molto semplice, basta semplicemente andare a ruotare come ogni sistema CAD sostanzialmente. Torniamo nella vista in pianta. Diamo per scontato che questo modello così creato sia da ritenersi pressoché definitivo per poi procedere al nostro calcolo. Prima di passare all'analisi globale, chiaramente faccio una breve carrellata sulle varie famiglie degli oggetti strutturali che si possono andare a inserire direttamente all'interno. Chiaramente potremmo inserire dei pilastri, quindi selezionando dei nodi si può andare a scegliere un pilastro in cemento armato, piuttosto che muratura, piuttosto che acciaio o legno, chiaramente avendo anche disponibili eventuali librerie qualora ci si rifaccia appunto a dei profili metallici. Esiste la possibilità di inserire delle strutture voltate con varie tipologie di volte, facciamo una carrellata, vediamo qua le varie immagini, la possibilità di inserire dei carichi concentrati direttamente sulla struttura, e la vediamo direttamente qua, concentrati piuttosto che lineari, e questo è il comando tetto che abbiamo già visto fino ad ora. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo incontro.